comunque molto molto concentrati. Ricordiamoci le ultime battute che ci ha detto proprio Campagna ieri sera, vale a dire sarà una battaglia. E vediamo davvero di andarla a vincere questa. La terza espulsione scatta quella definitiva, per cui non sono i croati, i serbi possono andare a manovrare a pochissimi metri dalla porta di Tempesti, che non riesce a intervenire su Mago Maghello, Vanja Udovičić. Nel girone eliminatorio l'Italia concesse appena 1 su 8 in più di partita ai nostri avversari, che in Italia ha indosso le cortine di Recco e Messi non ha problemi. Sì, a difesa schierata difendiamo bene. Per Aleksić è ripartito. E c'è lo splendido numero al centro da parte di Dusko Pietrovic, che fa male all'Italia in mezzo a uno dei colossi dell'acqua colorata. Palla al centro, Icardi va a fare un gol straordinario, bravo Matteo, bravo, bravo, ormai lo ha nel suo repertorio. Posso dire che Icardi, e non per questo numero, ormai sta segnalandosi per un contributo ad altissimo livello. Sotto a 1 minuto dalla fine, anche se la rete del pareggio di Giorgetti va molto contestata per un possibile errore nel grande Pronto. Stefano Tempesti adesso deve anche fermarsi, c'è Perez che va in attacco e dall'altra parte opposta c'è Giorgetti che viene servito. Eccolo col pallone, anzi Giorgetti, palla per Gallo, ancora Giorgetti e voilà, il gioco è fatto, il pareggio è raggiunto. Abbiamo castigato i serbi in ciò in cui loro sono maestri, la controfuga, in trazza agonistico e tazza, in cui ha giocato 7 contro 6. Poi la difesa italiana è riuscita, come in questa circostanza, ad opporsi. Non c'è fallo, per cui gioca ancora la squadra serba. Grandi proteste da parte di Tempesti, ma il gol di Miloš Kuk, il più giovane del gruppo, è da convalidare. E siamo d'accordo in qualche modo con Marcheta e con Molier. Raccoglie e va al tiro per la Serbia. Siamo in parità adesso. Anche nel primo tempo abbiamo visto i suoi interventi, questo tiro centrale. Di Londra. Gli americani sanno bene che lo acquisteranno nei giochi panamericani. C'è il lontano di Icardi. Boom boom! Per colui che fa gol da vicino, da lontano. È l'uomo in più di questo. Sì, ed è vero. Bravo Tempesti sul tiro. Quelle fischiate per l'Italia. È bravissimo Tempesti. La Fiorentina che va alla finale di World League. Palo colpito da Gitto. Linea bianca per l'Italia. Ora alla destra. Nel terzo e quarto tempo dei vostri teleschermi. Gallo è il primo vantaggio. Lo segna colui che è tirato scugnizzo a Napoli, anche se è cresciuto con Beppe Maro. Premuto aggressivo, Molier sbraccia col passo della palla Filipovic, poi va dalla parte opposta dove Aleksić è mezza finta con palla a bersaglio. Hai visto Fabri con tutte, anche con le grandissime. Ferugo. La reattiva sta nel pozzetto, lui e Gocic a rischio definitiva. Gitto raccoglie la palla a Giorgetti, credo che ci sia una deviazione forse di Planinovic. Fatto sta che l'Italia torna bene questa conclusione, siamo stati sfortunati. Fabrizio la palla prende, guarda la traversa e rimane lì, non entra, non supera di colore ora, mentre se n'è andato via, se n'è andato via Nicolò Gitto, è l'1 contro 0, a contatto con Soro, alto di Nicolò. Poi è andato verso la porta di Soro. Con un vaporetto allora. No, un treno veramente è andato velocissimo, si è trovato a tu per tu, ha provato il tiro sotto le braccia e Soro però è stato bravo a chiudere. E c'è il pareggio di Filipovic.
a fin di sirena. In pratica questo è un numero di grandissima classe. Complimenti, chapeau. Era impossibile intervenire. 6 su 8 per la formazione serba, che sta difendendo il pallonetto a bersaglio. Un capolavoro di Filipovic. Si mise in evidenza nella finale di Euroliga 4 a Milano, con il giovane Partizan di Belgrado, vinse il Recco quella manifestazione, ma si capì, storia di qualche anno fa, che questo sarebbe stato un... Tutto questo non conta, ora conta il Fioli. Riesco a metterla dentro la palla, sì, è il pareggio, il nuovo pareggio azzurro. Intanto vi confermo che Ragen e Gocic hanno chiuso per raggiunto numero di falli la finale. Non ce n'è per nessuno quando gioco, sì, la Serbia con lo in più. Filipovic stavolta fa da uomo assist per l'inserimento di... Time out che ha a disposizione. Parla per la sassata di Matteo Aicardi. Benvenuto nel paradiso dei centroboa più forti al mondo, Matteo. La conoscono i portieri, quindi deve cambiare repertorio. Udovicic per Filipovic e non lo si ferma mai. È colui che è entrato prepotentemente sul palcoscenico della World League e ogni pallone che tocca o è